Capitolo 6. Il sogno di Lehi. Lehi parlò alla sua famiglia di un'importante visione che aveva avuto in sogno. Il sogno lo aveva reso felice per Nefi e Sam, ma triste per Laman e Lemuel. Nel sogno, Lehi aveva veduto un uomo vestito di bianco, il quale gli aveva detto di seguirlo. Lehi lo seguì in un deserto oscuro e desolato. Dopo aver camminato nelle tenebre per molte ore, Lehi pregò chiedendo aiuto. Allora vide un albero con dei frutti bianchi. Quei frutti bianchi e dolci rendevano felici coloro che li mangiavano. Lehi mangiò quei frutti e ciò lo riempì di gioia. Egli voleva che i suoi familiari mangiassero quei frutti perché sapeva che ciò avrebbe reso felici anche loro. Vicino all'albero, Lehi vide un fiume. Alla sorgente del fiume vide Saria, Sam e Nefi. Lehi invitò sua moglie e i suoi figli a venire ad assaggiare i frutti. Saria, Sam e Nefi andarono e ne mangiarono, ma Laman e Lemuel non vollero. Lehi vide anche una verga di ferro e un sentiero dritto e stretto che conducevano all'albero. Vide molte persone che camminavano lungo il sentiero o verso di esso. A causa di una nebbia oscura, alcuni si allontanavano dal sentiero e si smarrivano. Altri si tenevano stretti alla verga di ferro e potevano attraversare le tenebre per arrivare all'albero. Essi ne mangiavano i frutti. Le persone che si trovavano in un grande edificio sull'altra sponda del fiume si facevano beffe di quelli che mangiavano i frutti. Alcuni di quelli che avevano mangiato i frutti si vergognavano e si allontanavano dall'albero. Nel sogno Lehi vide molte persone. Alcune si tenevano strette alla verga di ferro e potevano camminare attraverso le tenebre per arrivare all'albero. Essi assaggiavano il frutto. Altre andavano verso il grande edificio oppure annegavano nel fiume o si smarrivano. Laman e Lemuel non vollero mangiare il frutto. Lehi si preoccupava per loro e cercava di aiutarli a obbedire ai comandamenti di Dio.